questa è l'ottava culla Ninao che Fondazione Francesca Rave e Fondazione KPMG Italia hanno installato in 8 ospedali italiani qui a Gemelli oggi, per dare un'alternativa concreta alle donne per affidare il proprio bambino in mani sicure, quelle di un ospedale, in una neonatologia, per entrare nelle procedure di un'adozione nazionale quando la donna è in difficoltà e non sa cosa farsene del proprio bambino, e per scongiurare l'alternativa del cassonetto, l'alternativa di un bagno del McDonald's e le alternative che abbiamo sentito nei recenti fatti di cronaca. Questa culla è importantissima perché è un segno concreto di accoglienza della vita anche là dove ci sono difficoltà. Purtroppo spesso di fronte alle difficoltà si sceglie la via apparentemente più semplice, che è quella di sopprimere la vita. Invece credo che dobbiamo offrire tutte le opportunità per sostenere le donne anche nel momento in cui decidono di non poter proseguire la cura, ma questo non significa che non possa essere accolta la vita. Quindi anche il Papa, come sappiamo, di ritorno dal volo in Belgio, ha ricordato che noi dobbiamo prenderci cura di tutti, soprattutto delle vite più fragili. Non possiamo essere sicari della vita e sopprimerla. Qui ci sono gli angeli che, grazie anche alle associazioni, al Policlinico Gemelli, al pronto soccorso neonatale, si prendono cura di tutte le vite, soprattutto le più fragili. Io sono felice di stare qui, ovviamente per la seconda volta, la prima volta sono venuto per registrare un video e far conoscere quella che è la ricerca dell'ospedale Gemelli, che ha molto di funzionalità di questo ospedale, e oggi sono contento che in questa grande famiglia del Gemelli c'è anche lo spazio per queste iniziative. Dal punto di vista appunto, diciamo, tecnico e sanitario, quello che dovesse poi succedere, in questo momento che l'abbandono del neonato ovviamente scatta un allarme, tale per cui noi dopo un minuto riusciamo ad assistere questo neonato, a fornirgli ovviamente le prime prestazioni sanitarie e poi ovviamente a decidere come comportarci, diciamo, in successivamente. E questa completa la nostra offerta proprio a favore di questi stati di disagio che devono portare, come diceva il signor Claudio, comunque salvare le vite. Noi abbiamo anche la soluzione del parto in anonimato, che è una soluzione alternativa. Come ospedale, presidio ospedaliero, come clinico cattolico, non posso che felicitarmi con chi ci ha dato una mano ed essere consapevole del nostro impegno che passa, ripeto, attraverso gli operatori. Quindi questa è un'opportunità importante che, come diceva il direttore, rientra nella opera di sensibilizzazione. Tutte le famiglie, tutte le persone, tutte le donne devono sapere che c'è questa opportunità.